Ciao! Oggi voglio parlarvi del valore delle pause. E per parlare del valore della pausa, vi leggerò qualcosa. Allora, come vi dicevo nell'introduzione, quando leggiamo qualcosa è bene che sia qualcosa che noi amiamo e qualcosa che risuona dentro di noi. E per voi ho scelto La grande fabbrica delle parole, un libro illustrato che ho amato tantissimo e che ho regalato a tantissimi adulti, perché penso che sia una storia che parla a qualsiasi età, quindi che va benissimo per i bambini, soprattutto quelli che hanno imparato a leggere, perché è una storia che parla di parole, ma anche una storia che parla di amore fra bambini, quindi va benissimo anche per i bambini più piccoli. E l'accompagnerò poi ad un'attività che potete fare insieme ai bambini, un'attività di collage divertente. Prima di prendere in mano il libro, quindi prima di buttarci e tuffarci nella lettura, e facciamo un brevissimo riscaldamento vocale con dei nuovi esercizi. Allora, se vi ricordate, l'esercizio di respirazione che abbiamo fatto all'inizio, quello è importante per qualsiasi cosa noi facciamo. Quindi l'idea di inspirare, gonfiare come un palloncino nella nostra pancia e poi sgonfiarlo lentamente. Questo ci aiuta a sostenere poi l'aria che ci serve per modulare la voce, per parlare. Allora, il primo esercizio che facciamo è questo. Che è un esercizio che fanno i bambini fino a quando sono piccoli. Quindi mettiamo in vibrazione le labbra. Vi farà un po' di solletico, almeno a me lo fa, sull'arcata superiore delle gengive e su questo muscolo, ma va benissimo. E poi moduliamo la voce da toni più gravi a toni più acuti, sempre facendo questo movimento con le labbra. E quindi il suono sarà così. Quindi la bocca rimane chiusa, quindi non stiamo articolando un suono e serve un po' di spinta addominale. Quindi quando abbiamo gonfiato il palloncino della nostra pancia, lasciamo uscire l'aria lentissimamente, perché tanto se ne produce molto poca con questa fonazione, e facciamo quel suono. Possiamo accompagnarlo in alto e poi in basso. E poi facciamo invece delle Per chi ha la R un po' moscia, provate lo stesso, che ci serve comunque come esercizio. Quindi. E lo stesso proviamo a articolare un suono da suoni bassi ad acuti. Sentirete proprio gli addominali che si attivano leggermente. Ecco, questa è la nostra spinta, il nostro sostegno addominale. Possiamo fare questo genere di esercizio anche muovendo il collo a destra e a sinistra. Se sentiamo che il suono si interrompe, vuol dire che abbiamo qualche tensione in qualche punto. Per cui l'esercizio può essere. Oppure su e giù. Oppure la R di prima. In modo che ci rendiamo conto che il suono che noi emettiamo è totalmente indipendente dal movimento che facciamo con il corpo ed è libero, può fluire liberamente. In questo modo abbiamo risvegliato la voce, i nostri risuonatori e possiamo tuffarci nella lettura. Allora, una delle cose carine che potete avere come raccontastorie, come lettori ad alta voce, può essere una frase d'avvio, di introduzione, e che può essere poi anche una frase di chiusura, che quindi prima di aprire il vostro rituale con la lettura è utilizzato ogni volta. E la frase può essere una frase qualsiasi, ci sono delle filastrocche, delle rime, per esempio, strette la foglia, larghe la via, dite la vostra che io dico la. E qui lasciate una piccola pausa e sicuramente i bambini diranno mia. Benissimo, e a questo punto partiamo con la grande fabbrica delle parole. Eccolo qui, è un libro illustrato, molto bello. Di Agnes.
della Strad e Valeria D'Ocampo. Mi avvicino un pochino così lo vedete meglio. C'è un paese dove le persone non parlano quasi mai. È il paese della grande fabbrica delle parole. In questo strano paese, per poter pronunciare le parole, bisogna comprarle e... inghiottirle. La grande fabbrica delle parole lavora giorno e notte. Dai suoi macchinari escono tutte le parole in tutte le lingue del mondo. Ci sono parole più care di altre. Non si pronunciano spesso, a meno di non essere ricchissimi. Nel paese della grande fabbrica, parlare costa molto. Chi non ha i soldi fruga a volte nei cassonetti della spazzatura. Ma le parole che vengono buttate via non sono molto interessanti. Ci sono un mucchio di carabattole e fichi secchi. In primavera si possono comprare parole in offerta speciale. Si portano via un sacco di parole a un prezzo conveniente. Ma spesso sono parole che non servono a un granché. Cosa puoi fare con ventriloquo o filodendro? A volte ci sono parole che volteggiano nell'aria. Allora i bambini si precipitano fuori con i retini a chiappa farfalle. La sera a cena sono fieri di poter dire qualcosa ai propri genitori. Oggi, Phileas ha catturato tre parole con il suo retino. Non le pronuncerà questa sera a cena, perché vuole conservarle per una persona preziosa. Domani è il compleanno di Cybele. Phileas è innamorato di lei. Gli piacerebbe molto dirle... ti amo. Ma non ha abbastanza soldi nel suo salvadanaio. Allora le offrirà le parole che ha trovato. Ciliegia, polvere, seggiola. Cybele abita nella casa accanto. Phileas suona alla sua porta. Non dice «Buongiorno, come va?» perché non ha con sé queste parole. Invece sorride. Cybele ha un vestito rosso ciliegia. Anche lei sorride. Dietro a lei... Phileas scorge Oscar. Oscar è il suo più grande nemico. I suoi genitori sono molto ricchi, ma non è per questo che Phileas lo detesta. Oscar non sorride. Parla a Cybele. Ti amo con tutto il cuore, mia Cybele. Un giorno, lo so, noi ci sposeremo.
Deve aver speso un patrimonio, pensa Filea. Sibel continua a sorridere. E Filea non sa a chi ha rivolto quel sorriso. Negli occhi di Oscar c'è una tale sicurezza. Le mie parole sono ben poca cosa, pensa Filea. Fa un bel respiro e pensa a tutto l'amore che ha nel cuore. Poi pronuncia le parole che ha catturato con il retino. Le parole volano verso Sibel. Sono come gemme preziose. Ciliegia. Polvere. Seggiola. Sibel non sorride più. Lo guarda. Si direbbe che non abbia in serbo nessuna parola. Invece si avvicina dolcemente e posa un bacio delicato sul naso di Filea. A Filea non rimane che una parola sola. L'ha trovata molto tempo fa in un cassonetto, in mezzo a centinaia di carabattole e fichi secchi. È una parola che lui ama molto. La teneva da parte per un giorno speciale. E quel giorno speciale è arrivato. Guardando Sibel negli occhi dice: ancora. E questa è la fine della nostra grande fabbrica delle parole. Come vedete è una storia molto dolce, molto delicata, molto efficace per spiegarci quanto è importante quello che diciamo, quanto è importante il valore di ciò che diciamo, ma soprattutto quanto è importante ciò che sta dietro, dentro, sotto, ciò che sostiene quello che noi diciamo. E secondo me è una storia meravigliosa per dei lettori ad alta voce, perché ci insegna tante cose. Allora, come avete visto, è importante creare dei momenti di pausa e cambiare il ritmo di quello che raccontiamo. Non è detto che la mia narrazione sia la migliore o l'unica possibile, però è quella che in qualche modo il mio cuore mi detta, e anche la mia esperienza attoriale, per permetterci di entrare nel mondo psicologico dei nostri personaggi, perché la storia noi pensiamo che sia fatta di parole, e infatti è fatta di parole, ma è fatta soprattutto di tutto ciò che sta tra le parole, a maggior ragione se è una storia illustrata, quindi di tutto quel mondo interiore che si esprime nei silenzi, nelle pause, nelle attese, nei respiri. E quindi è importante, per esempio, vedere come il personaggio di Oscar, che ha comprato le parole, le spiattella quasi fossero uno slogan, mentre Filea, che le ha trovate per caso ma le ha intrise di tutto l'amore che poteva, le plasma quasi, quindi ha bisogno di tutto il tempo di dargli quel soffio vitale che le accompagni come un palloncino carico d'amore, verso Sibel. E queste parole arrivano. Quindi c'è bisogno che anche noi diamo un tempo a queste parole per arrivare. L'attività che vorrei accompagnare a questo libro, come vi dicevo, è un'attività per bambini che sanno leggere e scrivere, quindi dai 6 anni in su, ed è un'attività di collage. È un'attività che si può declinare anche per i bambini più piccoli, che possono fare semplicemente un collage senza parole.
Però diciamo che la lettura di questa storia ci dà l'occasione anche di lavorare, di giocare sul comporre e scomporre le parole, e crearne delle frasi e magari comporle con l'immagine, visto che abbiamo letto un libro illustrato. Ah, e vi consiglio anche quando scegliete un libro di affidarvi al testo del libro, quindi di non cambiarlo, trasformarlo, ma di utilizzarlo per quello che è, soprattutto se ne fate una lettura animata. E in questo caso io mi sono presa un'unica licenza poetica nel momento in cui si parlava della fabbrica delle parole che lavora di giorno e di notte, questa fase qui, e ho aggiunto dei suoni onomatopeici, dei suoni che ci danno l'idea del o la 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 la
compongono poi tutte le lingue del mondo, in questa fabbrica particolare che lavora di giorno e di notte, possono aprire lo spazio all'immaginazione di una serie di suoni legati alla fabbrica. Allora, questo potete farlo spesso, può diventare anche un gioco tra voi bambini, in cui per esempio se raccontate una storia all'interno di un bosco, fate i suoni del bosco, quindi i suoni della natura, i suoni degli animali, e sono, diciamo, delle parentesi che potete permettervi di aprire all'interno della storia. Quindi vi dicevo, quegli spazi che ci possono essere tra le parole che noi possiamo andare ad aprire o arricchire e che possono diventare anche un gioco sul linguaggio, per esempio appunto con i bambini molto piccoli che magari non articolano ancora bene le parole e potete giocare sul e giocare su alcune sillabe significative o su alcune parole che magari piacciono loro, per cui potrebbe essere, non lo so, una parola tipo armadillo, e scomporla, tagliuzzarla insieme all'attività che stiamo per andare a fare. Eccoci. Quindi, per questa attività abbiamo bisogno di riviste che trovate in casa o anche quotidiani o comunque qualcosa di ritagliabile senza problemi, una colla stick e delle forbici. E di cosa si tratta? Allora, vi dicevo, per i bambini dai 6 anni in su il coinvolgimento in maniera diversa è molto importante. Allora, i bambini che sanno leggere possono trovare all'interno delle riviste molte pagine che contengono parole scritte grandi, piccole, in maniera diversa, e queste parole possono essere selezionate perché ci piace la forma, perché ci piace il colore, perché ci piace il significato di quella parola, e ritagliate. Possono essere ritagliate con un po' di spazio intorno o anche solo, non lo so, qui per esempio mi piace la parola tu. E qui dalla parola tumori ho ricavato mori e tu e posso utilizzarle. Oppure qui ho per esempio un V. Posso ritagliarle e poi comporle in altra maniera. Allora, il gioco iniziale è quello proprio di raccogliere molto materiale diverso a livello di immagini, colori, forme, sfondi, cose che ci ispirano per diverse ragioni, e molti pezzi di parole o parole intere. Una volta che abbiamo molto materiale, come ne ho io qui con sfondi più classici, sfondi più contemporanei, pezzettini piccoli, pezzi grandi, cose ironiche, animali, abbiamo un bel bagaglio di materiale che possiamo comporre. E poi cosa facciamo? Prendiamo un foglio e lo utilizziamo come la nostra lavagna, la nostra base. In questo caso io non ce l'ho, ma immaginiamo che la mia lavagna sia questo spazio. E per esempio, io prima mi sono preparata, non so, questa immagine qui, e per sbaglio ho ritagliato questo pezzo, perché era insieme a un altro foglio e si sono ritagliati. Ecco, io penso che non esistano gli errori, ma gli errori siano delle fonti di sorpresa e di scoperta. Quindi ho pensato, cosa potrebbe uscire in questo paesaggio, in questo punto? E a me piacciono gli alberi, quindi ho ritagliato un albero che potrebbe spuntare da qui o qui sopra. Ecco, la tecnica del collage funziona così: noi scomponiamo delle immagini che già esistono e le ricomponiamo a modo nostro, con una certa libertà, e questo ci dà la possibilità di sbagliare, comporre, ricomporre, cambiare. Per cui per esempio qui mi piacerebbe, ecco, che anche il cielo spuntasse un po' di lato e che qui spuntasse il mio albero, magari qua. Poi avevo ritagliato delle nuvole da un'altra parte, e le nuvole invece di metterle nel cielo mi piacerebbe metterle qui sotto.
Quindi il mio paesaggio si sta già articolando in maniera piuttosto bizzarra. Eccoci qua, eccolo qui. Così potrebbe essere il mio paesaggio. E poi nella mia ricerca di parole ho trovato storia e amore, che erano in un punto di gossip di non so quali calciatori con quale modelle. E visto che appunto abbiamo letto la grande fabbrica delle parole, mi sembrava che si sposassero benissimo col nostro tema di oggi. Quindi vado a coprire qui la firma dell'autore delle nuvole con amore e storia. Posso infilarla dove voglio, posso farla spuntare dalle nuvole, posso metterla qui, posso... Qui proprio è un gioco di composizione e di scelta. Potrei metterla anche qui nel cielo, una storia d'amore che arriva dal cielo. Eccoci qua. E se questo collage mi piace, non vado a fare altro che incollarlo con la colla Pritt su un foglio e ho completato la mia composizione. Questo tipo di esperienza è un'esperienza che apre molto la mente, sia nostra come adulti, nel senso che ci toglie la paura di sbagliare, perché non c'è errore in quello che facciamo, e apre la possibilità anche ai bambini di comporre delle immagini belle, tra virgolette, nel senso che a volte loro quando devono disegnare sono un po' bloccati perché hanno in mente tante cose ma poi non sanno disegnare delle cose. E invece se noi prendiamo i ritagli, per esempio, non so, voglio delle case, vado a ritagliarmi queste case, ci voglio mettere un omino che esce, vado a cercare una pagina in cui ci sia un omino piccolo o grande che posso inserire, e ci dà anche la possibilità di giocare su dimensioni molto grandi e molto piccole, che è un po' anche il gioco che faceva la grande fabbrica delle parole, in cui avevo persone attraversate dalle parole, o avevo persone molto grandi o persone molto, molto piccole. Quindi giocare sulle dimensioni, sul cambio grande-piccolo, sul cambio di significato, come abbiamo mostrato appunto, tu e Mori diventa invece magari solo tu, e quindi non lo so, tu insieme alle pecore potrebbe essere. E magari cerco qualcos'altro, tu corri, tu conti, tu... E quando poi il gioco si fa più interessante, possiamo iniziare a cercare le parole che ci servono. Per cui se vogliamo esprimere un concetto, non so, verità nascoste, la mia isola delle verità nascoste, tu, oppure... cosa potrebbe essere? Tu racconta. Ecco qui, ho una parola che è tu racconta, e magari... ritaglio questa parola. Adesso lavoro qui in velocità, giusto perché sto un pochino improvvisando, e in questa fase è molto lecito improvvisare perché siamo in una fase di laboratorio, mentre vi suggerisco di non improvvisare nella fase di lettura, a meno che non sia un libro che non conoscete e il bambino vi propone per la prima volta. Più siete preparati sulla storia che andate a raccontare, più tutto quel lavoro di pause, di significati, eccetera, che inserite nella vostra storia sarà accurato. Però, per esempio, qui potrebbe essere tu racconta, poi magari cerco una storia d'amore, oppure tu racconta una storia e magari facciamo un fumetto come se lo dicesse la pecora, questa pecora qui a quest'altra. E improvvisamente siamo proiettati nel mondo dei cartoni animati, dell'animazione, di quelle cose a cui i bambini sono abituati, ma in questo modo possono attivamente creare i loro significati, giocare con le parole, costruirle, decostruirle e trasformarle, che è un altro elemento molto importante della loro autonomia rispetto alle parole, perché soprattutto quando imparano a leggere e scrivere loro sono sempre un po' in difetto, come se loro corressero dietro a queste parole difficili da capire e che lentamente si svelano alla loro comprensione. Con questo tipo di giochi e di collage invece sono loro i padroni assoluti della parola e dell'immagine. Per cui è un gioco a cui si può giocare molto a lungo, poi si possono avere delle buste o delle cartelline in cui si inseriscono anche tutti i ritagli che non si utilizzano magari nei primi quadri che si creano, possono essere conservati per creare degli altri quadri successivi. E poi i quadretti possono essere incorniciati, regalati, utilizzati come bigliettini d'auguri, possono avere gli usi più svariati.